Ciao a tutti e bentornati su MTBT Mountain Biking Tube. Questo è il secondo video riguardante i freni della mountain bike. Nel primo video ho spiegato la differenza tra freni idraulici e meccanici, quali sono i freni utilizzati nelle diverse discipline e quali sono le dimensioni del disco. In questo secondo video invece andrò a spiegare le tre tipologie di pastiglie sul mercato e la differenza delle varie paste e per finire darò delle indicazioni sulla manutenzione dei freni idraulici e dei relativi oli da utilizzare. Parliamo ora delle pastiglie dei freni. Esistono tre tipologie diverse di pastiglie: organiche, semimetalliche e sinterizzate, ognuna delle quali ha una sua specifica particolarità. Le pastiglie organiche hanno una pasta che è un misto di resine, Kevlar, gomme naturali e polimeri. Hanno un'ottima resa a freddo e la malleabilità della pasta offre un'ottima potenza di frenata anche in condizioni bagnate. Il problema di queste pastiglie è che non sono ideali per la dispersione del calore. Se fate discese per esempio con freno perennemente pinzato per lungo tempo, lo strato superiore della pastiglia potrebbe vetrificarsi ed il freno inizierà a starnazzare. La cosa potrebbe essere risolvibile dando una grattatina con la carta abrasiva, ma se invece la vetrificazione risulterà profonda, l'unica soluzione sarà quella di cambiarle. Queste pastiglie sono ottimali per escursionismo o cross country. Le pastiglie semimetalliche sono composte da una mescola in acciaio, grafite e rame. Grazie al rame queste pastiglie dissipano molto bene il calore e grazie alla componente in ferro sono molto resistenti. Il rapporto qualità-prezzo è ottimo. Lo svantaggio è che essendo pastiglie piuttosto rigide tendono a usurare il disco e da freddo la frenata può essere rumorosa e poco efficace. Queste pastiglie sono consigliate per un uso downhill e freeride. Le pastiglie sinterizzate sono consigliate per uso all mountain ed enduro. Il nome sinterizzate deriva dalla tecnica di lavorazione. La pasta è per lo più composta dagli stessi elementi delle pastiglie organiche, la differenza è che i materiali vengono polverizzati e mescolati tra loro. Il tutto viene legato in modo indissolubile, riscaldando l'impasto ad una temperatura molto elevata. L'impasto quindi risulterà meno morbido delle organiche e le pastiglie dureranno di più. La dispersione a calore è buona, quindi non tendono a vetrificarsi e possono essere usate per discipline estreme. Le pastiglie offrono la loro migliore efficienza a caldo, quindi le prime frenate a freddo potrebbero risultare non precisissime. E passiamo ora all'ultimo argomento, la manutenzione. Per quanto mi riguarda, quello che uso fare è solo la pulizia dei pistoncini e la sostituzione delle pastiglie. Ho fatto un video riguardo, il link lo trovate qui sopra. Per il resto, come per esempio lo spruzzo dei freni, lo includo nella revisione annuale della bicicletta che uso fare in inverno da un ciclista professionista. Se volete cimentarvi da soli allo spurgo dei freni, sappiate che è un'operazione piuttosto complicata, che richiede del tempo e che ha una componente di rischio, perché se non sapete quello che state facendo, potreste rischiare di compromettere l'impianto frenante. Gli oli DOT, per esempio, sono corrosivi, se vi cade una goccia sul telaio potrebbe essere un problema. Lo spurgo non funziona in modo uguale su tutti i freni. SRAM e Shimano utilizzano procedure ed oli diversi. La manutenzione dei freni idraulici va fatta anche se la bici la usate poco, perché alcuni fluidi sono igroscopici, il che significa che tendono ad assorbire l'umidità dell'aria attraverso le guarnizioni, cambiandone la proprietà. Questo con il tempo potrebbe creare bolle e rendere la frenata inefficace. La frequenza della manutenzione dipende anche molto dal tipo di impianto frenante e dal tipo di olio utilizzato. Shimano, Magura e Tektro utilizzano un olio minerale non sintetico con caratteristiche lievemente diverse tra un marchio e l'altro, cosa che complica ulteriormente la compatibilità tra sistemi, quindi se mettete l'olio sbagliato potreste compromettere il sistema frenante. Il vantaggio dell'olio minerale è dato dal fatto di essere idrofobico, che a differenza di quello idroscopico non assorbe l'umidità ed è più stabile nel tempo. SRAM invece adotta un olio sintetico chiamato DOT. È un olio più modulabile ed aumenta la risposta del freno. Il DOT però è un olio idroscopico che, come detto in precedenza, assorbe aria ed altera la proprietà dell'olio. Chi usa olio DOT 5.1 dovrebbe fare manutenzione già dopo 6 mesi. Con l'olio DOT 4.1 si può arrivare invece ad un anno. Ricapitolando la situazione oli, il DOT rende più modulabile e aumenta la risposta del freno, ma degrada nel tempo. L'olio minerale invece rimane stabile nel tempo, anche con cambi di temperatura o in situazioni di eccessivo calore nell'impianto, ma ha un costo maggiore
e bisogna usare solo quello fornito dalle case che producono i freni. Se utilizzate olio DOT in un Shimano, danneggereste l'intero impianto. E con questo è tutto. Se il video più che piaciuto pensate vi sia servito, sarei felice se mi metteste un like e se non l'avete ancora fatto, di registrarvi al mio canale. Ciao e alla prossima!